Benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video vi faccio vedere un po' di acquisti che ho fatto un po' a random su Temu, su AliExpress, su Shein, perché avevo bisogno sia di cose autunnali che di cose per Halloween, perché mi sto praticamente preparando per questa festa meravigliosa, perché io tutti gli anni insieme a mia madre e mia sorella creo delle strutture, quindi decoriamo la casa tema Halloween, ogni anno cambiamo, facciamo per esempio tipo ci sono stati degli anni passati, abbiamo fatto tema Dia de los Muertos, quindi tema messicano, poi avevamo fatto il circo l'anno scorso, magari vi metto delle foto un po' a random in qua e là così capite bene più o meno quello che facciamo, ma bado alle ciance, adesso vi faccio vedere un po' di cosine che ho comprato. Il motivo per cui ho comprato è che su AliExpress, su Temu, su Shein ci sono gli sconti, infatti per esempio su Shein non so come ho cliccato, ma praticamente sono riuscita ad acquistare, ad avere tutti i prodotti gratis e a pagarne solo uno, che ora vi faccio vedere quale. Quindi praticamente su invece AliExpress c'erano gli sconti di benvenuto, quindi c'erano cose scontatissime, per esempio cose che venivano 20 euro erano scontate a 5 euro, così, quindi abbiamo comprato anche lì. E Temu invece c'erano delle cose che ci servivano, ma che ovviamente erano anche quelle in sconto. Partiamo con Shein. Allora, Shein è il pezzo forte di questo haul. Perché? Perché ho comprato tutte cose stile autunnale, anche delle magliette. E adesso vi faccio vedere. Allora, partiamo subito. Apriamo subito questi pacchetti perché non si può resistere. Shein è proprio, cioè, bisogna per forza comprare su questo sito, perché almeno una volta al mese, perché se no non si è contenti. Ecco, allora, questa maglietta l'ha presa mia sorella, guardate. Guardate che carina. Vestono anche molto bene. Questa per esempio è una M. Lei ha preso questa qui, come vi dicevo, tutto gratis, tranne una cosa che adesso vi faccio vedere, che è praticamente la mia maglietta. Allora, io questa maglietta, quindi tutto questo era gratis, perché praticamente volevo avere il buono da 200 euro, mi sembra. Quindi ho iniziato a condividere a mia sorella il link. Sapete quando vi arriva il link e dice che devi condividere con un amico? Praticamente ho condiviso con mia sorella e mia sorella è arrivato questo giochino in cui in poco tempo dovevi selezionare degli articoli e soltanto uno era, dovevi pagarne soltanto uno, quello che aveva il prezzo un pochino più alto. E praticamente l'abbiamo fatto, abbiamo detto che okay, vabbè, al massimo forse non arriveranno le cose, e invece raga, sono arrivate. E quindi siamo state fortunatissime. E ho preso anche la mia maglietta, che è stato praticamente l'unico articolo che abbiamo pagato. E voi mi direte, ma è uguale a quella di tua sorella? No, adesso ve la faccio vedere. La mia è fatta così. E poi a me piace averla un po' oversize, quindi perché a volte la metto dentro il pantalone, quindi mi piace che sia un po' più larga. Oppure a volte faccio i nodi davanti, insomma, cambio un po' io. E infatti io ho preso una 2XL, però l'ho presa nella sezione curvi, quindi mia sorella ha presa nella sezione normale, io ho preso nella sezione curvi. Comunque, tra sezione curvi e sezione normale, comunque molti articoli sono uguali. Guardate che carina, mi piace troppo. Ora vi faccio vedere però la differenza tra i due disegni. Allora, questa di mia sorella, vedete che ha anche la zucchettina di Halloween, è fatta così. Mentre il mio ha più foglie autunnali e le zucchette, non c'è praticamente la zucchetta di Halloween, è un po' più stile autunnale, quello di mia sorella già va verso Halloween. Quindi
queste sembrano molto simili, ma in realtà sono diverse e non so se notate, ma anche leggermente il colore. Quello di mia sorella è un po' più tendente, diciamo, al giallo, il mio è un po' più tendente al sabbia. Ora, la telecamera discosta un po' i colori, però molto molto simili e sono cioè, ditemi se non sono bellissime, sono bellissime. Volevo dei cavonacci per la cucina e praticamente avevo visto, c'era questo set che ora vi faccio vedere, che sono due cavonacci e poi questo singolo. Oddio, ora me lo tiro anche in un occhio, vabbè. Allora, vi faccio vedere prima questo singolo che è, cioè, è un amore. Infatti non vedo l'ora di decorare la casa per l'autunno, però credo che in questi giorni sicuramente lo farò. Guardate, ve la faccio vedere più ravvicinato. Guardate che bello. Cioè, aspettate, forse, ecco, forse se mi tolgo io, ecco. Guardate che belli, mamma mia. E poi è super morbido. Se vi state chiedendo se anche all'interno è colorato, no, dentro è bianco. Quindi c'è, cioè, praticamente se voi lo aprite, l'avete dalla parte di davanti che è tutto bello colorato, e dietro è semplice, però mi sembra anche una stoffa che assorbe bene l'acqua, quindi super approvato. E poi ovviamente queste sono per la maggior parte decorative, infatti io le compro solo per decorare e le mani me le asciugo su quelle normali perché ho troppa, cioè non voglio sciuparle, cioè ci stanno benissimo, cioè stanno benissimo tra di loro, guardate. Mamma mia, che belli! E ce n'erano di tantissimi tipi, tantissime forme, anche se magari avete dei colori in casa che sono un po' più moderni, comunque ci sono, cioè se guardate bene e spulciate bene il sito si trovano tantissime cose. E questo era il set, uno era un po' più per, diciamo, il Thanksgiving, infatti c'è scritto Thankful, guardate che carine, con le zucchettine, e l'altro è un po' più tipo stile autunnale, Hello Pumpkin, carinissimo. Questo è il classico furgone autunnale, bellissimo. Io ho visto tipo delle foto del Vermont, o Vermont, non so come si pronunci, mamma mia, cioè mi vorrei trasferire lì per l'autunno, questi alberi rossi, rosso fuoco, questo ambiente un po' tutto stile, un po' cozy. E ho visto tipo un ragazzo che non mi ricordo però il nome del suo canale YouTube, ha una macchina così, della Ford, ed è rossa. Cioè è bellissima, ditemi se non è bella questa, è proprio la classica macchinina americana per andare a fare i pumpkin patch oppure per... insomma, tenerla davanti casa per abbellimento. Se avessi soldi me ne comprerei una, se avessi lo spazio me ne comprerei una, però purtroppo soldi e spazio mancano sempre. L'ultima cosa che ho preso da Shein sono questi fiori. Ho pubblicato anche un reel, quindi se volete vedere nel dettaglio, ancora più nel dettaglio, queste cose, ho pubblicato anche un reel. Comunque sono 4 mazzetti, quindi io ve ne faccio vedere soltanto uno. E guardate che carine, assomigliano un pochino ai crisantemi, visti da lontano un po' li assomigliano. E praticamente vorremmo fare delle decorazioni, delle composizioni con questi fiori. Io solitamente ogni anno compro i crisantemi, quelli veri, di vari colori, li prendo arancioni, li prendo bianchi, insomma i colori che trovo. Però per diciamo mantenerli di più, perché ogni volta poi avete visto i vasi, comunque dopo poco i fiori appena hanno fatto, diciamo, la fioritura muoiono, e quindi per mantenerli di più nel tempo volevamo anche qualcosa che fosse finto ma non finto brutto, quindi per avere una decorazione che duri un pochino di più, però diciamo, avevo visto anche su altri siti e non mi piacevano quei fiori. Invece questi qua di Shein sono super super carini e anche ho provato a fare delle foto e sembrano anche abbastanza reali, quindi non sono proprio quel fintone brutto. L'odore, vabbè, l'odore di plastica, però basta accendere una candela e si risolve il tutto. Ah, se avete da consigliarmi qualche candela autunnale, per favore scrivetemelo giù nei commenti. Io stavo pensando alle Yankee Candle, però
Non so se le fanno anche in versione un po' più piccola, quelle per lo stile autunnale, insomma, quelle un po'... A me piace un pochino un pumpkin spice, quindi un po' speziato, un po' che mi dia questa atmosfera dell'autunno. Quindi se per caso voi l'avete acquistata oppure conoscete un brand che fa candele buone, che profumano tanto l'ambiente, per favore scrivetemelo giù nei commenti perché sono veramente interessata. Comunque, super super carini e adesso andiamo avanti. Tutto questo era gratuito, ho pagato soltanto 7 euro, che era il prezzo originale della maglietta. Quindi proprio un affarone. Adesso vi faccio vedere una cosa che ho comprato su AliExpress. L'ho pagata all'incirca 2 euro... 3 euro più o meno, non mi ricordo, e questo mi serve per fare le strutture per Halloween. Allora, quest'anno il progetto potrebbe essere proprio lo stile classico americano, quindi proprio il classico stile di Halloween con le zucche, con i fantasmi, con le streghe, quindi classico stile. Infatti abbiamo fatto tutti gli stili, adesso ritorniamo a quello originale. E abbiamo bisogno per fare queste strutture, che io faccio base di legno, la testa solitamente la faccio di polistirolo, però ovviamente ho bisogno di una maschera, di un qualcosa, e quindi su AliExpress ho trovato questa maschera a forma di zucca spaventosa e ho deciso di prenderla. Ne ho prese due, adesso è arrivata soltanto questa, magari me la provo così vi faccio vedere meglio, aspettate. Oh mamma, ma cioè sembra veramente reale, guardate, poi si vede anche bene, devo dire la verità, si vede anche bene, quindi questo magari potrebbe essere utile anche se dovete, travestirvi da zucca. Mamma mia, guardate, ma anche i dettagli, io vi faccio vedere, giro, ma è super carina, cioè, è bella, ovvio, cioè, bisogna respirare, però comunque non è stretta al collo, quindi dentro si riesce anche a respirare bene. Ovviamente io poi la riempirò per fare il mostro, insomma, per fare la struttura, per fare la statua, questa cosa. Però guardate, cioè, è fatta veramente bene e per lo stesso prezzo avevo visto su altri siti tipo 15 euro... sulle 15, quasi 20 euro per lo stesso, io ho pagato tipo 2 euro e qualcosa, 3 euro, cioè non ho dato più di 3 euro a questa maschera, vi assicuro. E questo, vi dicevo, l'ho preso perché mia sorella non si era ancora iscritta a AliExpress e c'era lo sconto di benvenuto, quindi c'erano degli articoli che erano scontatissimi. Ho visto cuscini autunnali scontati tipo a 2 euro, anche travestimenti per Halloween, quindi date un'occhiata subito prima che finiscano gli sconti. Infatti probabilmente per quello che ho in mente io dovrò guardare subito in questi giorni e fare l'acquisto del travestimento. Solitamente me lo creo io in qualche modo, però quest'anno è un po' più difficile, un po' più complessa la cosa, quindi penso che comprerò un costume direttamente. E cioè, sì, super approvato. Poi su Temu ho comprato un cestino e adesso vi metto la foto qui. Magari vi faccio vedere anche il video perché stavo registrando un vlog e quindi appena mi è arrivato ho fatto il vlog. Ho comprato anche un portasapone e quindi vi faccio vedere tutto qui, vi mando magari una clip, qualcosa. E o magari il pezzo del vlog, vi faccio vedere il pezzo del vlog, ve lo metto direttamente qui. E poi oggi, siccome era diviso in due ordini, in due cose separate, oggi mi è arrivato l'altra parte dell'ordine, che è questo. Ho comprato una specie, e questa è una sorta di mobiletto, in realtà è per il make-up, però io ho deciso di metterlo in bagno perché non mi piace avere tutti gli spazzolini all'aria. Cioè mi piace che ci sia comunque un qualcosa di chiuso che protegga gli spazzolini un pochino dalla polvere. E questo è veramente carino perché è fatto tutto di plastica, quindi si può lavare facilmente.
e poi vedete che scorre, è a scorrimento, e anche gli altri cassettini sopra, vedete? Anche questi, questi piattini girano, quindi se mettete magari dei prodotti anche dietro potete girare e farli scorrere in avanti. In più ha anche un cassettino magari dove mettere, che poi alla fine è anche bello profondo, ci si può mettere la spugnetta o anche qui il portasapone, perché poi alla fine... io ho il sapone liquido, però utilizzo anche quello solido, proprio la saponetta, per lavare le beauty blender e anche i pennelli, perché secondo me uno è delicato e due è l'unico tipo di sapone che smacchia meglio, che toglie proprio tutti i residui di trucco dai pennelli e dalla beauty blender. E quindi ho comprato sempre bianco la porta saponetta, che ovviamente vi ho fatto vedere precedentemente, e qui ci entra tranquillamente perché anche è bello profondo, e questo in realtà era il pezzo che costava di più. Questo mi sembra che però anche lì c'era uno sconto e improvvisamente l'abbiamo pagato su una quindicina di euro. Quindi io adesso vi dico magari dei prezzi, però ovviamente come sapete i prezzi cambiano continuamente, quindi vi lascio giù nell'info box tutti i link di tutti i prodotti che ho acquistato, quindi sia su Shein, sia su Temu, sia su AliExpress, così potete anche guardarli, confrontarli. Molto spesso succede anche che magari su Shein costi un po' di più, mentre su Temu lo stesso prodotto costi meno, oppure su AliExpress costa ancora meno, quindi dovete guardare magari tutti e tre i siti in contemporanea. Anche se ci sono alcuni articoli che vendono specificatamente soltanto Shein, soltanto Temu o soltanto AliExpress, quindi dovete dare un'occhiata, quindi per lo stesso prodotto andate a cercare, fate anche ricerca tramite immagine e andate a cercare in tutti e tre i siti e vedete dove vi costa meno, comprate. Io faccio sempre così. Comunque è super super carino, anche bello dettagliato, e poi il fatto che la parte in plastica sia così lavorata permette di mettere la roba dentro e non, diciamo, tra virgolette un po' nascondere quello che c'è all'interno. E sì, secondo me è un valido acquisto, e anche la plastica non è una plastica un po' così, è una bella plastica dura e secondo me durerà anche nel tempo. Comunque ottimo acquisto. È tutto qua, spero che questo video haul vi sia piaciuto. Se nei prossimi giorni mi capiterà di acquistare qualcos'altro ve lo farò sapere, ovviamente farò un video anche di quelli veloci, però seguitemi anche sul mio profilo di Instagram e su TikTok, che vi lascio linkati qui, perché molto spesso pubblico molto prima rispetto a YouTube. Spero che vi piacciono questi acquisti fatti, se avete dei consigli per favore scrivetemelo giù nei commenti. Vediamo nei prossimi giorni con altri vlog, quindi seguitemi per favore. Per il momento vi chiedo soltanto di lasciarmi un like, iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Un bacio e un abbraccio virtuale, al prossimo video, ciao!